Roberto Cenci, il primo congresso provinciale legato alle tematiche ambientali, per fare il punto della situazione. I sondaggi vi danno in un momento di grande difficoltà, ma anche difficoltà dovuta al posizionamento politico, a rischio la vostra presenza nel governo e forse addirittura, qualcuno dice, la vostra esistenza. Come pensate di portare a casa la pelle? Bella domanda, portare a casa la pelle. Noi oggi siamo qui innanzitutto a parlare di ambiente, ma non solamente a parlare di ambiente, anche incontrare amici, perché con il Covid non li abbiamo potuti incontrare per oltre 2 anni. Ovviamente il momento, è, come giustamente lei ha detto, è estremamente, estremamente difficile. È difficile, ma questo è difficile un po' per tutti i partiti, fatta eccezione ai partiti di destra. Quello che noi vogliamo e stiamo facendo sia in Regione Lombardia che in provincia di Varese è cercare di convincere la gente, parlare con la gente, che noi siamo sempre quelli di prima, siamo quelli che restituisce i soldi, siamo quelli che non amano le poltrone e che vogliono lavorare per i cittadini. Ci stiamo chiaramente cercando di alleare, ma alleare sui contenuti. A noi, ripeto, a me in modo particolare non interessano le poltrone, noi cerchiamo di, invece di lavorare per creare un momento, creare dei programmi per aiutare i cittadini. Beh, ovviamente con chi cerchiamo di fare le alleanze? Le alleanze si fa con i riformisti, con le persone che hanno esattamente le stesse nostre idee e sono quelli di centro-sinistra. Il centro-destra noi assolutamente non lo guardiamo. Non è momento, come ho detto, non è un momento difficile, io non credo che noi spariremo per tanti motivi, perché siamo stati gli unici e siamo ancora gli unici, nonostante ci siano tanti fuoriusciti, che veramente a me questo proprio non è piaciuto e non piace, però siamo gli unici ancora che ha dei principi, che porta avanti delle cose estremamente importanti. Io mi collego e ovviamente per l'ambiente, io sono un esperto ambientale, porto avanti le motivazioni, ve ne porto